Scuola, le priorità sono precari, contratto e organi collegiali. Stabilizzare gli insegnanti precari con un decreto legge urgente stralciato dal DDL della Buona Scuola. Queste le richieste fatte dai sindacati regionali della Lombardia nell'incontro a Palazzo Pirelli a Milano, promosso da CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda. Per quanto riguarda il contratto, fermo da 7 anni, i sindacati lombardi chiedono lo sblocco immediato e l'apertura delle trattative. Per la Gilda regionale è intervenuto Gregorio Musumeci, coordinatore della Gilda di Brescia, che ha sollevato il dubbio che il governo stia utilizzando la stabilizzazione per far passare tutto il DDL della Buona Scuola di Renzi. Il discorso stabilizzazione, per esempio, è un discorso importante che ha dei tempi importanti da rispettare e forse legato al DDL non usciremo in tempo a fare tutto quello che si deve. Scorporiamolo, la risposta è no. Anche il sottosegretario Farola si è espresso ieri, mi sembra, dicendo che in caso non c'è bisogno di farlo. Allora io penso il discorso in modo negativo. È possibile che la stabilizzazione venga utilizzata come leva per far passare velocemente il DDL sulla prima scuola? Scusate, ma sono dubbioso, perché se non si sente questa necessità significa che voglio utilizzare qualcosa che per tutti, per l'opinione pubblica, è importante e che fa bene al Paese, per cercare di far passare velocemente il lavoro della scuola. Allora, non è che la fretta di concretizzare ci porta di nuovo a fare altri danni? Anche il consigliere regionale Fabio Pizzulli, in rappresentanza del gruppo del PD, ha auspicato, dato i tempi stretti, un diverso atteggiamento da parte del governo sul piano delle assunzioni. Io saluto con favore lo strumento del disegno di legge, consapevole del fatto che sul tema delle assunzioni straordinarie si deve tentare di verificare in queste prime settimane, in queste poche settimane che abbiamo di fronte, prima della fine del mese di aprile, se effettivamente il Parlamento sarà in grado di dare una risposta su questo fronte. Altrimenti, però questa è la mia posizione, non è qualche cosa che ho già condiviso con il versante nazionale, io auspico che ci possa essere un diverso atteggiamento riguardo il piano delle assunzioni, perché non è detto che non si possa arrivare a una scelta di stralcio di quel pezzettino per riuscire, sempre ammesso che i tempi poi effettivamente ci siano, a dare una risposta compatibile con l'inizio del nuovo anno scolastico, con queste assunzioni che si sono annunciate. Non è che anche questa riforma è un discorso economico? È assolutamente vero, nessuno può negarlo, che rispetto a quanto era previsto all'interno del documento della Buona Scuola, i numeri sono drasticamente diminuiti. Quello a cui ci troviamo di fronte è un provvedimento di emergenza che è finalizzato al superamento, che da molti, anche dai sindacati, è auspicato, di quelle graduatorie di esaurimento che sono diventate negli anni una vera e propria, non lo dico per coloro che vi sono inseriti, ma per il quadro giuridico, una vera e propria iattura per quanto riguarda il nostro sistema scolastico. Per quanto riguarda le nuove attribuzioni date dal DDL al dirigente scolastico, Pizzul afferma che rispetto alla consultazione che ci aveva visti mettere la faccia in tanti incontri territoriali, non vi era traccia nel progetto della Buona Scuola. Devo confessare che siamo stati sorpresi anche noi a livello territoriale, a livello regionale, della piega che ha preso il disegno di legge. Perché rispetto alla consultazione che ci aveva visti, lo dico banalmente, mettere la faccia anche sul piano Buona Scuola in tanti incontri territoriali, poi oggettivamente ci siamo ritrovati un disegno di legge che ha virato, l'ho detto bene anche con Rubini prima, come attenzioni e come sottolineamento. In conclusione, con il dirigente sindaco, afferma Fabio Pizzul, c'è il rischio che le autonomie perdano la dimensione democratica. Che rischino di diventare i sindaci non eletti, no, come con la metafora che è stata utilizzata a livello romano, di autonomie scolastiche
che rischiano pertanto di perdere la dimensione democratica, io dico che è un rischio che teoricamente esiste. Musumeci afferma che nel DDL non si parla di didattica e chiede ai politici di fermarsi. Io non sento parlare di didattica, sento parlare di formazione dei docenti per attivare un tipo di didattica diversa da quella attuale. Quindi quello che noi chiediamo ai politici in questo caso è quello proprio di fermarsi un attimo, cercare di stabilizzare in modo utile i precari che abbiamo visto. Mentre sindacati, associazioni di genitori, dirigenti, pedagogisti hanno espresso un coro di contrarietà e perplessità su quasi tutti gli aspetti del DDL, il ministro Stefania Giannini ha affermato in TV a Porta che le audizioni sul DDL stanno andando bene. Intanto le RSU elette nelle scuole si sono date appuntamento sabato 18 aprile a Roma, in piazza Santi Apostoli. Questo è tutto, arrivederci da Gilda TV.